Qua. Buonasera amici Granata, ciao Roberto. Ciao Lucrezia e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Allora, per questo post partita ve l'ho anticipato, abbiamo un parterre d'eccezione, iniziamo a presentarli. Emanuele Gamba, buonasera. Buonasera. Buonasera Moreno Longo. Buonasera a tutti. Buonasera Massimiliano Romiti, ciao. Buonasera a tutti. Sono tornati a trovarci anche Enzo Randazzo e Roberto Pinard. Buonasera a tutti. E Enrico Tardì. Buonasera, grazie. Ricordiamo il numero? Dai, 392-022-8020, state già scrivendo in tantissimi, è Piero Dande Zeno che ci saluta, non si è fatto sfuggire insomma la presenza di Moreno Longo e scrive subito: grande Moreno per il dopo Juric, lo vogliamo in panchina, sarebbe un sogno per noi tifosi. Già subito così ti danno il benvenuto Moreno, ben ritrovato, insomma con noi qua orgoglio. Tra l'altro ci raccontava fuori onda che la prima volta che sei stato qui, a testimonianza della storicità di questa trasmissione, giocavi in primavera. Sì, forse anche prima, può darsi anche negli allievi, o comunque mi stavo affacciando verso la primavera, però sono passati davvero tanti anni. Che bello però ritrovarti, grazie di essere qua. Grazie a voi. Allora, io partirei proprio da lui per commentare questo post partita, lui che ha giocato nel Torino, nelle giovanili, ha allenato anche il Toro. Come hai visto il Toro a San Siro che esce sconfitto per 2-0 in uno stadio che ovviamente era in festa perché l'Inter ha appena vinto lo scudetto, il 20° scudetto, però come hai visto il Toro? Ma il Toro, fino all'episodio, dell'espulsione stava facendo comunque una buona partita. Naturalmente contro la migliore della classe, quindi sicuramente una partita che sulla carta poteva essere, una partita molto difficile, anche se però quelle sono frasi fatte e sono luoghi comuni, no? Di una squadra che, aveva già vinto lo scudetto. Quando affronti quel tipo di squadre davanti al proprio pubblico, a maggior ragione che hanno vinto lo scudetto, vogliono continuare a vincere, hanno mentalità vincente, quindi non regalano niente a nessuno. Quindi, il Toro stava disputando un'ottima prova, tenendo testa e creando anche, secondo me, diversi presupposti, comunque qualche buon presupposto per portarsi in vantaggio. L'episodio dell'espulsione sicuramente ha cambiato la partita. Poi lì, naturalmente, quando concedi un uomo a una squadra come l'Inter in questo momento, si fa fatica e si è persa una partita dove, ripeto, già dall'inizio poteva essere complicata a prescindere. Una partita complicata a prescindere, voglio chiedere a Gamba invece, ecco, come hai visto questa partita? Ti aspettavi un Toro come quello che si è mostrato? Naturalmente poi in 10 non è più riuscito a, insomma, opporre resistenza. Qualcosina si era vista, dove poteva e doveva far di più. Ma sì, mi è sembrata una partita in linea con le precedenti, con quest'ultimo periodo, quello che doveva essere quello della svolta, dello sprint, invece è stato un periodo grigio dove si è sempre visto qualcosina, sempre, in ogni partita c'è stato qualche cosa di fatto bene, pochi rischi presi, perché comunque la difesa ha sempre tenuto, ma non quel salto di qualità o comunque quel cambio di passo che alla fine della stagione serve per chi intende disputare uno sprint. Invece nel momento in cui lo sprint è partito, il Torino si è fermato. E questa è secondo me la cosa più preoccupante di quest'anno, perché non è che hai perso partite per manifesta inferiorità o perché hai fatto degli errori clamorosi, hai perso perché sei rimasto sui pedali. E questa secondo me è la cosa peggiore di quest'annata. Tardì, di certo il rammarico non è Inter-Torino. No, direi di no. Abbiamo fatto 2 punti nelle ultime 4 partite. Abbiamo pareggiato col Frosinone, abbiamo perso a Empoli, abbiamo pareggiato con la Juve, più opaca degli ultimi anni. Quindi lì ci siamo inceppati nel momento decisivo. Poi con l'Inter, insomma, sono anche più forti, anche più tecnicamente belli da vedere. Hanno una pulizia di gioco esclusiva, insomma, unica. Cioè, sono veramente forti. Poi l'episodio in 10 finisce la partita, cioè. Però abbiamo da Empoli, che noi lì dovevamo cominciare o avere il cambio di passo che non abbiamo avuto, cioè. Ma questo è 3 anni che non lo abbiamo. Poi adesso quest'anno ci siamo un po' raccontati la favoletta dell'Europa a un certo punto per tenere un po' sulla truppa. Poi nella realtà arriviamo, è 3 anni che arriviamo un po' a annusare lì, ma poi non riusciamo mai. Juric ha detto che la parte sinistra della classifica è già un buon risultato. Che ne pensate? Sì, perché poi bisogna poi fare tutte le valutazioni, no? Perché è vero che abbiamo sognato l'Europa e siamo stati lì nel ballo fino a poche giornate fa. Certo
c'è il grosso rammarico di aver perso punti con squadre inferiori sicuramente al Toro, che non hai poi dato seguito alle belle prestazioni con Napoli, Atalanta, con la Juve, con i club diciamo un po' più. Però poi la realtà bisogna guardarla, e secondo me il Toro ha una rosa che rispecchia la classifica, perché poi, ripeto, gli 11 titolari magari possono dire anche parecchio, può diventare una squadra importante, gli 11 titolari. Poi durante la stagione si sa, se c'è qualche infortunio pesante, non ci sono stati ricambi all'altezza. E quindi sì, noi ci siamo illusi un po', però poi bisogna guardare anche la realtà. Personalmente questo Toro qua ha una rosa che rispecchia la classifica di questo momento. Poi ripeto, il rammarico c'è, perché se hai fatto delle belle prestazioni con le squadre più importanti, hai poi perso dei punti, come diceva l'avvocato, cioè con squadre che Salernitana, Udinese, Frosinone, e poi passavano quei 5-6 punti più, eravamo a 52, quindi eri proprio in mezzo al ballo. Però poi la realtà ci dice anche che la rosa forse è da decimo posto. Penso? No, ma io non posso, cosa dico di più di quello che hanno detto già gli amici, che peraltro è tutto condivisibile. L'unica cosa che dico è che di questo passo siamo destinati a scomparire. Perché, come dicevo l'altra volta in un'altra trasmissione, l'amore si alimenta. E come si alimenta? Si alimenta con l'attenzione, con la passione, con il sentimento, con tutta una serie di cose che stanno scomparendo. Se si va allo stadio, parlavo con degli amici del nostro club, se si va allo stadio si vedono ormai ragazzi di 25 anni, che non conoscono la storia del Toro. Il Toro per loro, e se adesso al decimo posto, è un successone rispetto, per me che ho visto lo scudetto, non è un successone, è un declino. Decimo posto, va benissimo. Per me posso anche arrivare dodicesimi, tredicesimi, no. Cioè, che soddisfazione hai? Diciamola tutta, cioè lo sport cos'è? Solo perché partecipiamo, ma questo non è più il Toro. Questo qui è il Torino FC, punto. Massimiliano, voi che vi occupate anche della, che poi c'era sì, tifosi e tutto quanto. Però partiamo da questo no, partiamo da, ma prima Enrico diceva che ce la siamo un po' raccontata, no? Cioè sì. E il problema è che per caricare un po' la truppa, in realtà la cosa che a me ha colpito di più è che la truppa non si è caricata. Cioè, sì, questa è la cosa che secondo me, come a me tifoso, lascia più triste. Perché quello che ho visto manca, a parte, come dire, Empoli che è andata un po' male all'ultimo minuto, ma che forse persino quella partita in cui aveva un pochino più di temperamento sul tappeto, ma nelle prove successive invece questo sembrava non ci fosse motivazione a volte, cioè un atteggiamento, come dire, non giocato male, perché questa è una rosa che tutto sommato, certo, posso anche essere d'accordo che esprima il suo valore, che più o meno può essere quello eccetera, ma il tifoso, e anche come succedeva negli anni passati, vive anche di andare oltre il suo valore, perché oggigiorno vedo delle tristissime classifiche di, come dire, di monte ingaggi o cose del genere, e vedi che la classifica è quella, salvo poi le belle eccezioni del Bologna di quest'anno eccetera, tanto magari l'eccezione ci scalderebbe il cuore, no? Cioè, nessuno chiede, però personalmente appunto la cosa che mi ha lasciato del Torino di queste ultime partite è stato vedere sul tappeto, sembrava che non avessero appunto le motivazioni, forse è vero, ce la siamo contata noi tifosi, ma era abbastanza lì, qualche punto in più in alcune partite alla portata, e continuavi a raccontartela, ecco, mettiamola così, quindi è questo che mi hanno un po' lasciato queste ultime partite. C'è qualche messaggio, Roberto, prima di... Allora, sì, ce n'è assolutamente. Allora, Juric non è certo una cima, ma chiunque arriverà, fosse anche Mourinho, sarà solo l'ennesimo capro espiatorio di una società che non ha ambizioni, dice Beniamino. Poi un grande saluto a Moreno Longo, il Toro ti terrà sempre debitore, dice Mauro, che salutiamo. Poi, questa squadra non è da coppe, sterilità in attacco imbarazzante, altro anno di mancata crescita, dice Giancarlo.
Buonasera a tutti da Sergio da Roatto, saluta Longo in maniera particolare, questa squadra è molle eppure in vacanza da un mese. E insomma, Gamba, dicevamo, no? Uso una rubrica, parafraso una rubrica di Tardì, che prima che sia troppo tardi, no? Mi pare che sia la tua rubrica, si chiama, sì, no? Sì. È già troppo tardi per Juric, insomma, i tre anni. Beh, insomma. Sì, penso che questo poi oltretutto sia stato da tanti punti di vista il peggiore dei tre. Io mi ricordo il primo turno di Juric, era una squadra entusiasmante, poi la classifica è rimasta lo stesso, ma quell'anno il Toro ha perso un sacco di punti negli ultimi minuti in maniera assurda, ma andarlo a vedere era veramente divertente. E poi man mano la squadra sicuramente ha guadagnato della solidità, ma ci ha perso in slancio, ci ha perso in ardore, e ci ha perso in efficacia, ci ha perso in spettacolarità, e questo secondo me è forse quello che condanna veramente Juric. Poi non so se i problemi dipendano anche magari da una rosa fatta male, con qualche difetto. Io credo che ad esempio il salto di qualità del Torino avrebbero dovuto essere Ricci e Ilic, che sono due giocatori costati messi insieme più o meno 30 milioni, insomma è una coppia teoricamente di alto livello per il nostro campionato. Giovane, sono stati due investimenti pesantissimi e sono due giocatori che non si sono mai discostati dalla normalità. E è chiaro che se tu investi in due giocatori del tuo giovani, perché hanno 22 anni se non mi sbaglio, ma non fanno mai quel salto di qualità, poi la squadra ne patisce le conseguenze. E questo probabilmente dipende anche un po' da Juric, che i difensori li ha valorizzati molto bene, magari i centrocampisti molto meno. Ecco Moreno, a proposito di Ilic e Ricci, ieri Juric ha detto: buongiorno Bellanova, Ilic e Ricci avranno un gran futuro in questo Toro. Tu sei d'accordo? Ma sicuramente sono giovani di ottima prospettiva, quindi sicuramente possono ancora crescere, possono ancora migliorare, possono ancora avere un margine che potrà, secondo me, ricollocarli naturalmente in fasce alte, però è normale che a questo parla il campo, e quindi saranno solo le prestazioni poi a dirci effettivamente dove e come potranno arrivare. Sicuramente possono essere quattro punti fermi su cui costruirci intorno, perché ripeto, sono giocatori giovani di prospettiva che hanno secondo me tanti ampi margini di miglioramento, e questo secondo me lo dovranno poi dimostrare, ma è un dato di fatto. Però buongiorno potrebbe essere una pedina di scambio in questo mercato estivo. Sì, buongiorno è normale che faccia gola a diversi club, perché è quello che secondo me ha fatto meglio, ha già avuto possibilità in passato che ha rifiutato, e di conseguenza il suo volere e quello della società faranno la differenza, però sappiamo benissimo che anche questo tipo di dinamiche oggi, nel calcio di oggi, viene difficile, no? da dare dei giudizi, perché quando arrivano certe dinamiche bisogna a volte mettersi anche nei panni di chi deve dire di no o di chi deve evitare che questo succeda. Quindi ripeto, Buongiorno ha già fatto un grandissimo gesto quest'estate, e non so quanto lui possa avere questa volontà ancora per tanto tempo, insomma. Certo, per il futuro. Anche perché se avesse, grandissimo gesto, lo sottolineiamo, avesse accettato l'Atalanta, è stato un passo dell'Atalanta, adesso stava vivendo un frizzantino finale di stagione, nel senso che l'Atalanta direi che sta mostrando quello che dovrebbe forse, insomma, essere il Toro, no? Insomma, l'Atalanta è un po' un punto di riferimento in questo momento. Gamba, so che non sì, so, no, il Bologna è un po' figlio, no, dell'Atalanta. Io guardavo, proprio l'altro giorno, mi sono andato a vedere dal 2005-2006, da quando c'è Cairo presidente del Torino, tutte le squadre che sono arrivate almeno una volta tra le prime sei. E c'è il Sassuolo, c'è il Sampdoria, c'è il Genoa, c'è l'Atalanta, ovviamente, il Bologna, la Fiorentina, naturalmente non cito nemmeno la Lazio, la Roma, il Napoli, la Juve, l'Inter, il Milan. Tante squadre almeno una volta, l'eccezione di cui si parlava prima, l'hanno fatta. Se uno guarda le semifinaliste di Coppa Italia, idem, c'è data la Cremonese, semifinale di Coppa Italia. E quello che è mancato al Toro in questi anni, secondo me, è proprio questo, perché il valore, diciamo, della società, del bacino d'utenza è quello, no? Siamo al decimo posto, una squadra da metà classifica, ma questo non vuol dire che debba arrivare sempre decimo, che altrimenti quando arriva già solo undicesimo dovrebbe essere considerato un fallimento. Questo vuol dire che quella è la tua base, e su quella base puoi lavorare
per avere magari almeno ogni tanto, quando azzecchi l'annata giusta, quando azzecchi l'acquisto giusto, quando azzecchi la covata, la generazione giusta, per avere quei 2-3 anni di livello un po' più alto. E questo è sempre mancato. Molti dicono che dipenda dalla mancanza di ambizione del presidente, che si accontenta di questa, ma neanche mediocrità, di questa medietà. E però penso che questo sia effettivamente vero. Io credo che il Toro debba lavorare non per andare stabilmente nelle coppe, ma per avere la possibilità ogni tanto di farlo, e di farlo con delle ambizioni. Udinese, evidentemente un'altra squadra che adesso magari retrocederà, ma è stata una volta, due volte di fila, se non sbaglio, arrivata terza in campionato, con mezzi molto inferiori a quelli del Toro. Possibile che tutti riescono a essere eccezioni almeno una volta e non riesca mai ad essere il Toro. Però su questo mi permetto di intervenire, perché io con Cairo ci ho lavorato per diversi anni. Secondo me dobbiamo crescere noi come ambiente. Non possiamo pensare che un presidente non voglia andare in Europa. Cioè, non possiamo pensare che il limite arrivi dal presidente. Che poi il presidente non voglia andare in Europa e si pensi perché non acquisti un certo tipo di giocatori o non spenda più soldi, è un altro tipo di discorso. Però non si può pensare che il presidente sia un limite. Il presidente, secondo me, è il primo che ci vorrebbe andare, con le sue risorse, con le sue possibilità, con il suo Toro. Però pensare che sia lui un limite, togliamoci dalla testa, o che sia lui che non voglia, o che lui metta un freno, questa, ragazzi, è una cosa che dobbiamo, secondo me, liberarci assolutamente, perché è una cosa che non ha senso di esistere. Questo lo dico dall'interno, lo dico perché voglio bene all'ambiente, lo dico che voglio bene al Toro, quindi su questa cosa qua bisogna crescere. Poi, ripeto, è normale che l'ambizione, è normale che tutti vorremmo qualcosa in più, però c'è anche da dire che questo, secondo me, a livello di organico, a livello di struttura di squadra, è il miglior Toro degli ultimi anni. Poi, che non sia arrivato ottavo, settimo, sesto, questo non lo so, e bisogna andare a capire il perché e il per come. Però stiamo parlando di un Toro assolutamente competitivo rispetto magari ad alcune squadre che erano magari state fatte in passato. Quindi oggi, secondo me, uno sforzo in più è stato anche fatto. Ci dai una visione particolare, quella dall'interno, anche perché noi leggiamo i messaggi, ne arrivano centinaia. No, però, pensare che quello, non voglia andare, che metta lui un freno, no, è follia. Il tenore è quello, no? Il tenore dei messaggi. No. E questa tua, insomma, anche, diciamo così, esperienza personale che tu riporti qua oggi, a parte che ci apre una bella discussione adesso, anche con gli amici a casa, perché da casa è quello che pensano, cioè la maggior parte, il 90% dei tifosi. Che ci Ma sia guarda, un questo freno è un luogo, permettetemelo, è un luogo comune un po' del calcio. Mi è capitato anche in altre realtà, lavorando in altre piazze, dove a volte sono i giocatori, non vogliono andare in serie, non vogliono vincere, perché poi la categoria sopra non possono farla, non vogliono andare... Ragazzi, sgombriamo per favore il terreno da queste cose qui, perché sono veramente banalità che io da addetto ai lavori mi sento offeso quando sento queste cose. Perché c'è la professionalità di tutti, c'è l'ambizione di tutti e c'è la volontà di tutti. Poi che uno non ci arrivi perché non ha le qualità è un altro tipo di discorso, allora uno accetta e va bene. Ma dire che uno non voglia andare, secondo me, è veramente è un giudizio di basso profilo. Cioè, veramente, io la chiamo la chiacchiera da bar, quella che, secondo me, va bene buttata lì, però non si può pensare che non si voglia crescere o non si voglia andare. Quando ho detto mancanza di ambizione non mi riferivo al fatto che lui non volesse andare in Europa. Io sono certo che quest'anno sia molto deluso per non esserci andato. Io non credo, fra l'altro, all'equazione almeno a questi livelli, ai livelli del Toro, compro giocatori, faccio dei punti, perché a questi livelli la differenza, secondo me, più che il giocatore, che poi molto spesso è un giocatore di passaggio, più che quello la differenza la fa il lavoro che dura negli anni, il lavoro che viene da dietro. Fra l'altro, secondo me, il discorso su Bellanova, Buongiorno, eccetera, è vero, perché se l'anno prossimo arriva un allenatore che trova feeling con questi quattro giocatori, che sono fra l'altro tutti italiani, no, perché Ilice non lo è, ma lo è ormai quasi di scuola, lì intorno davvero, ecco, quello sì, attorno a quello ci si può costruire qualcosa. Secondo me l'ambizione, appunto, non è tanto nella spesa, Cairo comunque di soldi in aspetto, allora, citavamo Ricci, proprio Ricci e Ilic, è un'ambizione forse più difficile da definire, da cogliere, e avere anche il coraggio di rischiare, il coraggio
di sbagliare, il coraggio. A me sembra che spesso nel Toro, non solo nella presidenza ma anche nella squadra, prevalga sempre la paura, cioè cerchiamo di fare il nostro dovere, quello che dobbiamo fare, guardiamoci le spalle e non rischiamo mai qualcosa, ma qualche volta invece vale la pena rischiare e avere un po' di follia, farsi venire un'idea. Però quello sta a noi allenatori, io mi metto a noi perché faccio questo mestiere, quindi mi prendo le mie responsabilità e dico sta a chi poi dopo lavora tecnicamente tutti i giorni con la squadra. Il presidente scegliere quello giusto su cui lavorare, cioè avere magari qualche volta l'alchimia è fondamentale. L'alchimia non l'abbiamo ancora contata, perché quest'anno nel Toro non c'è e secondo me non c'è proprio a vari livelli, e parlo anche del rapporto tra la società e la gente. L'Italia ma anche l'Europa, ci sono posti dove il legame, la connessione fra la squadra e la tifoseria e la città è incredibile, e già solo quello basta a spingere e darti dei punti in più. E Torino negli ultimi anni non è così, c'è troppa freddezza, c'è quasi del sospetto reciproco, ecco. Sembra quasi che nessuno, i tifosi non si fidino della squadra, la squadra non si fidi dei tifosi, e poi il risultato è appunto questo, sempre questo giocare un po' col freno a mano tirato. Io concordo. Sì, perché appunto è una questione d'alchimia, il calcio è una cosa complessa, cioè c'ha più fattori, e alcuni magari uno pensa neanche contino poco, ma per esempio il rapporto con la piazza, vabbè, qui lo dico da Toro mio, ma dico è una cosa importante. Poi c'è l'aspetto tecnico e lo stare insieme ai giocatori. Quest'anno secondo me gli ingredienti c'erano abbastanza, cioè il presidente aveva vestito, aveva anche apparentemente, stando a quello che leggevi, soddisfatto le richieste dell'allenatore. Cioè, mi interessa Vlasic, Ilic, mi interessa Ilic. Quindi, in qualche modo, sembrava muoversi in una direzione di costruzione e di miglioramento. Però, forse curiamo poco l'alchimia, cioè proprio tutto. Non basta. Il calcio, infatti, non è fatto solo di qualità o di. O di spese o di bilanci, cioè, a volte esatto. Si crea, l'abbiamo chiamata alchimia, ma il Toro sull'alchimia ci ha costruito la storia, cioè, perché comunque il Toro è una squadra che senza avere mezzi economici, avendo raramente anche una società, a parte il periodo Pianelli che avesse avuto della continuità, esatto. Era una squadra che regolarmente è stata dopo Superga alla fine del millennio è stata più o meno la quinta squadra d'Italia, più o meno, grosso modo. Tieni dallo scudetto, togli i due milanesi, la Juventus, poi te la giocavi con la Roma, la Lazio, il Napoli a quel livello lì. Questo perché era un posto dove c'era alchimia, chi passava dal Toro sentiva che c'era qualcosa di speciale, e questo magari ti aiutava a fare qualcosa in più. Questo manca. Okay. Io concordo molto su quello che è stato detto. Trovo che io vado allo stadio da 50 anni, questa squadra quando trascina il pubblico, quando voi siete stati trascinati da 20 minuti all'arma bianca da vedere veramente, adesso gioca un calcio assolutamente di buon livello, un pressing fatto anche di ottima qualità, ma quando voi avete avuto mai la sensazione di essere trascinati e lo stadio trascinato dalla squadra? È sempre lo stadio che deve trascinare la squadra. Questa squadra inizia la partita, finisce la partita, sembra che non cambi nulla nella vita di uno di questi giocatori. Abbiamo perso, va bene, abbiamo vinto, va bene, e il discorso si chiude, cioè nessuno ha la sensazione di vedere di disperazione, una scena, non la vedi. Io non so se siano i calciatori che si è ambiati, i caratteri dei calciatori, le leadership che non ci sono più, perché dobbiamo anche avere delle figure in grado di muovere un po' i sentimenti di quelli che stanno in squadra, no? Quei due o tre che io ho questa sensazione, tu vai lì, ti siedi, vedi anche del buon gioco, ma quando nei momenti decisivi poi vai lì, vai col Frosinone, non fai un tiro in porta per 90 minuti e vai quella dopo nel derby perché fai 10 minuti un pochino più, sembra il tripudio della truppa, ma no, cioè un po'
di moto emotivo ci vuole per trascinare la gente, devi fare qualcosa. Io ho l'impressione che sia Cairo o non Cairo, io non lo so, io vado allo stadio, vedo quello e al di là dei pregi e dei difetti delle squadre che ce l'hanno tutti, non ho mai avuto la sensazione, salvo un po' come diceva il giornalista Gamba, il primo Juric, abbiamo avuto delle partite un pochino più, diciamo, di vigore sentite da un punto di vista agonistico. Il resto, tic-tic, poi abbiamo perso, abbiamo pareggiato, pensiamo alla prossima, finito tutto, finita la stagione, facciamo i bilanci, chiuso il discorso. Ecco, un po' quella è la sensazione di un tifoso comunissimo. Cioè, Enzo, velocemente, che poi dobbiamo andare in pubblicità. No, ma io volevo solo dire che non ho assolutamente dubbio che ciò che ho detto Moreno sia la verità, perché poi è il suo mestiere, poi per la onestà intellettuale che ha sempre stato Moreno, a prescindere gli credo. Il problema è che noi siamo tifosi e quindi facciamo il mestiere del tifoso. E allora io ricordo, per legarmi solo a quello che ha detto anche l'avvocato, io credo che Mihajlovic è stato l'ultimo che ci ha veramente, che ti metteva la garra, che veramente ti faceva venire la voglia di dire caspita, adesso andiamo a vedere il Toro. Cioè, io sono andato a vedere Torino Salernitana, ragazzi, una cosa indegna. Non potete dire che non è che i tifosi hanno riempito lo stadio, colfosini e tifosi hanno riempito lo stadio. Cosa può fare il tifoso di più? Evidentemente i calciatori fanno il compitino. Perché fanno il compitino? Sono scarsi? Può darsi, sono scarsi. Allora dobbiamo prenderne che sono scarsi. Oppure sono mal gestiti? Bene, prendiamo atto che sono mal gestiti. Oppure non credono nel futuro della loro posizione e quindi seguono l'indirizzo dell'azienda, perché è un'azienda comunque di calcio, no? Allora prendiamo atto di questo. Cosa possiamo fare noi tifosi? Più che riempire, possiamo fare. Sicuramente. Domanda aperta, sì. Che ci lascia prima della pubblicità. A tra poco, torniamo. Eccoci qua, ben ritrovati amici Granata. Nel fuori onda stavamo parlando di una cosa molto interessante, Moreno, che se ti va di raccontarla anche ai tifosi a casa, nel senso che tu giri tanto per il mondo, per l'Europa, per seguire il calcio, però noti una differenza un po' tra il calcio italiano e quello estero, giusto? Ma sicuramente soprattutto sì. Come lo vivono i tifosi anche magari. Sì, c'è una mentalità, una cultura differente. Esatto. Naturalmente si gioca sempre tutti per vincere, noi giochiamo per vincere qua, giocano per vincere là, però la differenza sta nel fatto che c'è più leggerezza nell'affrontare un certo tipo di partite, perché percepisco che c'è meno pressione che arriva dall'esterno proprio su questi giocatori, su questi ragazzi, perché poi alla fine parliamo di ragazzi a volte anche di 20 anni, cioè, sì, dove sì. Questo carico ogni tanto, poi noi li vediamo sempre da esterni, li vediamo sempre come se dovessero fare sempre tutto per scontato, ma è sport, certo. Come noi per primi a volte non riusciamo a fare la stessa giornata rispetto a quella che abbiamo fatto precedentemente, purtroppo capita anche nello sport, no? E fuori mi accorgo che c'è più leggerezza nell'affrontare la partita in sé, infatti vediamo a volte, mi è capitato di essere sul posto, di vedere squadre retrocesse uscire tra gli applausi, c'è una cosa che da noi fantascienza. È abbastanza, è abbastanza fantascienza, no? Gente che ha finito il campionato, è andato male, fa il giro del campo a ringraziare i tifosi, perché il tifoso sa che hanno dato tutto, ma ha dato tutto, non è che se vinco 1-0 ho dato tutto, se ho perso 1-0 non ho dato tutto, perché se è legato al risultato è tutto opinabile. Però è normale che sono sensazioni che devono naturalmente poi arrivare, perché se poi non arrivano le sensazioni, questo rimane anche qui aleatorio, rimane una cosa buttata lì. Però questo tipo di differenza che c'è tra il calcio europeo e italiano è abbastanza visibile quando si va fuori a vedere calcio.
Messaggi da casa 392-022-8020. Giagnoni aveva 11 scamorze e ha rischiato di vincere lo scudetto. Davano la vita per vincere la partita. Ora non è più così. Il Toro aveva pochi giocatori italiani nati nel settore giovanile e immessi in prima squadra. Manca la grinta. Grinta che per noi Granata è un modo di vivere, dice Mario. Invece Beccaccia dice: buonasera Longo e a tutti gli ospiti. Ero a Pinzollo, non so se c'eravate anche voi, bastava vedere gli allenamenti, le partite per capire dove sarebbe arrivato il Toro. Palla lunga e cerchiamo di prenderla. Un grande schema tattico. E poi ve ne leggo ancora uno. Ma è normale che ogni anno la squadra si faccia negli ultimi giorni di ritiro? A cosa serve se non a fare un'amalgama giusta, per non parlare del terzino sinistro? Lo stiamo ancora aspettando, dice Fabrizio da Chivasso. Insomma, un po' di considerazioni arrivano da casa sul fatto che, insomma, un po' il mercato fatto negli ultimi istanti, un pochettino di grinta, come viene intesa dai tifosi Granata, che non si vede più. Insomma, un po' di temi, Romiti. Sì. Ma io quest'anno, ribadisco, ho visto fare meglio dell'anno scorso, a parte il terzino sinistro, che continua a essere atteso dei secoli nei secoli, e questo va bene. E lo concedo, per il resto c'erano le premesse per fare meglio. E la cosa è che il punto non si è realizzata. Per carità, abbiamo perso Schurz, ma non è poi che il settore difensivo abbia lavorato male. Devo dire che un pochino mi preoccupa, cioè io sono ovviamente affezionatissimo a Buongiorno, io su di lui costruirei chiaramente il Toro del futuro anche solo per ragioni affettive, ma il fatto che ci sia Schurz di rientro, cioè nel senso che sia l'ideale questa staffetta, mi preoccupa molto. Preferirei ovviamente una difesa con due centrali tra i più forti, diciamo, presenti nel campionato italiano. Quindi questi temi qua sono quelli che, su cui abbiamo già ragionato, ma resta il fatto che, a mio modo di vedere, a parte il terzino sinistro, bisogna dire, non è il mercato che è mancato quest'anno, non è la preparazione, diciamo, della stagione. Si è cercato di venire incontro a quelle che sembravano essere le esigenze. Ci abbiamo dei giocatori, comunque nel nostro parco giocatori sono stati detti prima, che sono buoni, sono giovani, e non è detto che abbiano dato il massimo che mi auguro possano ancora dare tanto alla causa Granata. Forse bisognerebbe più pensare al Torino, appunto, a 360 gradi, non solo pensare che compro tre giocatori ho un risultato, ma riuscire a centrare quelle altre azioni, ivi comprese appunto magari il rapporto con la piazza, che è percepito come distantissimo, come diceva prima l'amico Gamba, e sono cose da riparare. Il Torino è in questo momento un qualche cosa, come anche diceva Enzo, di rotto, e bisogna di rotto, no, cioè non sta così male, cioè perché tante cose sono al posto già giusto, cioè, però bisogna mettersi lì un attimo e rifarlo tutt'uno, ecco. Magari c'è un pezzo che va bene, però c'è l'altro che non va bene e non si trova la sintesi corretta. Emanuele Gamba, bisogna ricostruire tutto il Toro? Beh no, tutto no. Tanto bisogna partire dal presupposto che se tu sei il Toro, chiaramente non puoi avere il giocatore migliore, l'allenatore migliore, il terzino sinistro migliore, il portiere migliore, ma devi avere giocatori in rapporto ai mezzi che hai, e su altro che bisogna lavorare, quello che è stato appena detto. Ad esempio il discorso della leggerezza che faceva Morena è molto importante, perché io penso, ad esempio, secondo me il paradiso del calcio per me è la Germania, è un paese straordinario, perché la gente va allo stadio più che per la partita, va allo stadio per partecipare insieme alla squadra a qualcosa. E come diceva lui, che poi la squadra vinca, perda, pareggi, è secondario, perché è proprio questa totale condivisione dell'esperienza che rende bello l'atmosfera, e secondo me fa del gran bene poi alla squadra, perché i risultati molto spesso dipendono anche dal tuo benessere morale più che dalla tua capacità tecnica. E quindi se riuscisse a portare un po' di quella leggerezza, un po' di diversità al Toro, partendo appunto dal presupposto che tanti tuoi giocatori non potranno essere mai molto diversi da quelli del Monza o del Bologna o dell'Atalanta o della Lazio, cerca di fare qualcosa che ti renda diverso e migliore, e in quel caso magari quella famosa eccezione ci può essere, ma è anche una crescita
che può durare negli anni. Puntare sui giovani, per esempio sui giovani italiani come Bellanova, come Ricci, per me ad esempio è stato molto importante, una buona idea, però è chiaro che deve essere, adesso è andata male con Ricci per esempio, io insisterei però nella scommessa, non la butterei a mare, cercherei di fare in modo di vincerla. Sì, Juric ci ha anche detto, sta facendo ottime gare, sicuramente arriverà anche per lui magari la convocazione poi nazionale, eh? Sì, chissà però. Luisa ci scrive da casa, vabbè, sognare non costa nulla, Sarri, Sarri, 100 volte Sarri. Qualcuno pensa che il ciclo di Juric possa proseguire questo studio? No. Per tutti è terminato, insomma. Ma un tifoso aveva scritto che poteva venire anche Gesù, mi pare, prima detto, che non cambiava il problema. Sì, anche Mourinho ha fatto, ok. Però, per esempio, scusate, forse... Però, quando la Roma, per esempio, quando giocava con Mourinho, stavano prendendo sberloni tutte le domeniche, cambiato tutto un tratto, è arrivato De Rossi e la Roma cambia atteggiamento. Questa e prima, faccio un esempio, prima cos'erano i freni che non volevano andare? Ecco. No, esatto, esatto. Che era... detto, come la spieghi da allenatore questa metamorfosi, per esempio? È giusto, probabilmente, fatto De Rossi. Probabilmente l'allenatore non scatta, ha trasferito... Scatta quel qualcosa che noi abbiamo chiamato prima alchimia, esatto, di una squadra che inconsciamente è convinta di dare il massimo ma non lo sta dando. Perché è un fattore a volte anche inconscio. E magari De Rossi ha toccato le corde giuste, li ha liberati da un qualcosa che in quel momento lì li faceva più vicino a loro, forse dare, per età, probabilmente. E questo si è trasformato in ottime prestazioni, in ottimi risultati con gli stessi giocatori. Non è che è fatto mercato da poter dire. Quindi poi è normale che questo è un caso ancora differente, perché poi quando c'è un cambio bisogna vedere il motivo del cambio. Che noi da fuori non sapremo mai che cosa c'era all'interno, no? Basta anche solo che all'interno ci sia qualche frizione, certo, di qualcosa che magari li stia bloccando e il cambio li fa decollare, quindi questo non lo sapremo mai. Però con gli stessi giocatori i risultati sono stati completamente differenti. Su Mourinho volevo dire una cosa, sul caso Roma, Mourinho volevo dire una cosa, io sono rimasto colpitissimo, perché al di là del fatto che la Roma da anni, al di là delle finali o cosa, stesse giocando malissimo, perché era una squadra che giocava male e persino dei tifosi durante le partite Torino-Roma della Roma me lo dicevano, guarda è così, però Mourinho era un allenatore adorato, come spesso riesce lui, cioè sempre esaurito lo stadio, l'Olimpico ha fatto una serie di sold out mai visti, ed era estremamente amato dalla piazza. La presidenza americana ha fatto un colpo, secondo me, cioè gli è andata anche bene da un certo punto di vista, perché loro hanno messo, a mio modo di vedere, De Rossi, perché era l'allenatore giusto per far andare via un allenatore molto amato dalla tifoseria romanista. Cioè, è come dire, chiamo appunto, certo, Moreno Longo, adesso faccio per dire, chiamo Moreno. Stavo dicendo, è successo anche noi, ecco, no? Esatto, lo chiamo così. La tifoseria. Poi, invece, guarda come è fatto il calcio, De Rossi era l'allenatore giusto al posto giusto. Ed ecco che una cosa che secondo me la presidenza ha messo lì come un possibile interim, ha detto lo metto qui, è la persona giusta, perché se fosse arrivato un altro avrebbe trovato, secondo me, lunghissimo, sì, al primo insuccesso. C'è da dire che... È una lettura mia, attenzione. No, c'è da dire che Mourinho fa parte di quella schiera di allenatori... Sì. Che sono comunicatori di un certo tipo, dove spesso e volentieri comunicano anche contro il club, non solo contro il sistema, e di conseguenza trovi anche dall'altra parte una proprietà che magari è stufa di dire ascolta, ti ho dato questo, se non sei contento. Non è legittimo sostituire Mourinho, lo cambio, no? Quindi Juric è diventato in un certo modo per un giorno capopopolo comunicando anche contro il club. Fa parte di una, è una strategia, una strategia anche quella. Fa parte di una comunicazione. Ripeto, poi dopo ognuno quando comunica un qualcosa prende sempre poi le conseguenze, no? E quindi penso che pensi e siamo tutti ragionevoli nel momento in cui comunichiamo qualcosa. Dal momento in cui questo tipo di scelta viene fatta contro il club, contro il sistema, contro tutti, sicuramente avrà dei pro, avrà dei contro e ti prendi poi dopo le responsabilità che magari ha pagato Mourinho. Forse può anche essere, dico, dicevamo prima che il calcio è anche cambiato in termini
cioè, i giocatori sono diversi, non c'è più quell'attaccamento di una volta, non crescevi tutti, una volta crescevano nella stessa società, quindi c'era un senso di appartenenza diverso. Giustamente diceva Moreno prima, i ragazzi sono ragazzi giovani, comunque hanno 20 anni, quindi magari da un punto di vista psicologico, da un punto di vista di maturità, sono comunque dei ragazzi di 20 anni, seppur ricchi, sempre ventenni sono. Forse un giocatore, un allenatore che è molto più vicino da un punto di vista di età, di esperienza abbastanza vicina, perché in fondo De Rossi l'altro giorno giocava ancora al pallone, può essere molto più, può tirar fuori da questi giocatori un qualcosa di più rispetto a che arrivi un Solone, un Ventura, faccio l'esempio, un qualcuno di 65 anni, non lo so. Ma su questo io penso personalmente che non ci sia una regola. Penso che ce lo dimostrano i vari casi che abbiamo di squadre che stanno facendo bene con allenatori in età avanzata, con tanta esperienza. Ranieri continua a tirar fuori delle cose straordinarie ogni volta. Quindi non possiamo fare, secondo me, questo tipo di analisi. C'è da capire che effettivamente abbiamo a che fare con una generazione che è cambiata. Questo sicuramente. Quindi su questo il senso d'appartenenza è una cosa che non dico che prima era facile, però insomma c'erano altri valori, altre dinamiche con cui si cresceva che potevano facilitare questo. Oggi sicuramente il calciatore è un po' più lontano, no? da questo senso di appartenenza che invece in piazze come, soprattutto come la nostra, che ha sempre vissuto di questi grandi valori, a volte viene un po' meno. A proposito, tra l'altro, di grandi valori, di sentimenti, andiamo verso una settimana unica, santa, se vogliamo chiamarla così, verso il 4 maggio. Allora, siccome poi dopo Emanuele, che ha scritto un libro, ci racconterà solo qualche pagina, però insomma dopo ne parleremo, poi stiamo preparando uno speciale per lunedì prossimo, eccetera. Tu hai iniziato a 11 anni, mi pare, nel Toro, hai fatto tutte le giovanili, hai vinto un Viareggio, la prima squadra, l'hai allenata, insomma il Toro l'hai come una seconda pelle, no? Volente o nolente. Qua, tutte le volte che sei salito, ma anche da tesserato del Toro a Superga, che cosa ti muoveva dentro lo spirito, quella giornata, quel momento? Perché poi si collega anche al discorso che facevamo prima con i tanti calciatori magari stranieri che scendono in campo, rispettano la storia della squadra per cui giocano, ma magari non la sentono proprio di tanto. Ma guarda, è un discorso profondo, non è un discorso che si può fare banalmente, perché io innanzitutto non faccio testo, ma non faccio testo perché arrivo da una famiglia che me l'ha tramandato. Quindi è da quando ho iniziato a muovere i primi calci che ho avuto chi mi ha portato dentro questa storia. Poi ho avuto la grande fortuna di poterla vivere in tutti gli step della mia carriera. Io oggi vado a Superga, non vado il 4 maggio, è una commemorazione, ma io vado a Superga quando posso, quando voglio, durante l'anno. Cioè, la mia camminata vado, ma perché ho piacere di andarla a fare. È un momento per me dove racchiudermi nel mio pensiero mi fa piacere, ma perché sono legato a una storia che è diventata una leggenda, ma per dei valori che incarnavano un gruppo che ha fatto sport a livelli altissimi, con una cosa che purtroppo è capitata. Quindi io credo che questo si può solo tramandare, e sta alla sensibilità di ognuno recepirla, o quanto e come recepirla, perché io, come ho sempre detto, gli ambienti non li fanno i nomi, li fanno le persone. Quando si è parlato tante volte del piazzale del Philadelphia o del Philadelphia, della rinascita del Philadelphia, ho sempre detto: noi possiamo ricostruire quello che vogliamo, ma non ricostruiremo mai le persone che c'erano all'interno, che erano quelle che lo rendevano unico, speciale. Perché tu puoi fare mattoni e tirare su, ma poi il valore lo trasmettiamo noi, ce l'abbiamo noi addosso. Se tu non ce l'hai addosso, fai fatica
a tramandarlo e a farlo vivere di conseguenza, no? Quindi io credo che infatti tutti quelli che vedo e le nuove generazioni che vedo sono generazioni che arrivano con questo valore tramandato, come si suol dire, da padre in figlio, no? Perché solo così tu puoi riuscire a dare una continuità. Il resto rimangono frasi fatte, parole, gesti, che rimangono così, fine a se stessi. Io, a me da dentro ogni tanto mi fanno anche un po' arrabbiare, perché vedo che sono fatti anche un po' di circostanza. Quindi preferisco a volte che non vengano nemmeno fatti, se non percepiti fino in fondo, perché sennò sembra quasi che si debbano fare per forza. Se si devono fare per forza, secondo me hanno già perso il significato che, per cui andrebbero fatti. Chiarissimo. Bellissimo, sì. Niente da aggiungere. No, poi sembrano parole perfette. Frizzati dopo questo. Sì, perché proprio il discorso di tramandare è fondamentale. È vero. Beh, come diceva Enzo prima, ha detto una cosa forte, no? Diceva, i tifosi cosa devono fare? Riempiono lo stadio, eccetera, però così stiamo scomparendo. Cioè, era forte come dichiarazione. Ma perché tu sei... puoi anche essere un bravo papà e tifosissimo del Toro, poi dal bambino è quello lì che ti dice, papà, ma non vince mai il Toro, perché devo tifare, cioè, cosa faccio? Ma è proprio lì che va sì, tramandato, è proprio lì che va... Educato. Moreno, qualcuno. Perché non possiamo, oggi non possiamo più legarlo alla vittoria. Certo. Perché è cambiato il calcio, è cambiato il sistema. Oggi è brutto dirlo, ma oggi ci sono i bilanci che fanno la differenza. Cioè, è inutile star lì a... Certo. Cioè, io ho fatto un settore giovanile dove, ricordo le nostre primavere, e oggi ci risentiamo ancora oggi, se non erano 10, 11, 12, 13, sì. 7, 8, uno era in Serie A, 5, 6 era in Serie A, 4 erano in B, tutti professionisti. Certo. Però io oggi lo ammetto, c'eravamo quasi solo noi, Cioè nel senso che le big in quel momento lì non è che investivano quanto investivamo noi. Oggi è cambiata, si è ribaltata la situazione. Hanno dei fatturati, ma non per colpa dei presidenti. Sono fatturati che purtroppo fanno parte del gioco. È come paragonare oggi il calcio italiano a quello inglese. Se loro hanno quei fatturati e possono spendere 200 milioni in più, di che cosa stiamo parlando? Cioè, non diventeremo mai il Manchester City qua in Italia oggi con questo sistema. Quindi non possiamo paragonarlo a quello. Quindi oggi pensare di paragonarlo in base alle vittorie, veramente non lo facciamo sparire. Allora io dico, non dobbiamo farlo sparire, proprio perché dobbiamo portare avanti altro. Se fossimo in Leicester una volta, lo so, adesso è in Serie B, ma infatti sognare, ma infatti sognare è giusto. però giustamente Gamba prima diceva, è giusto sognare, per carità, no? Quelli tre volte, no, certo. Quelli sono stati questa e noi mai, cioè, se poi noi una volta, no, ma per carità, fossimo in Leicester, per carità, male. non sarebbe male. L'importante, ma io credo esserci che... quando c'è, ci sarà mai quella volta, sembra che l'intelligenza artificiale ha fatto un studio secondo il quale il Torino vincerà la Champions nel 2052. Siamo un po' al limite, però. possiamo ce la ci può arrivare, non è tardi. No, sì. Si fanno le gradinate con gli scivoli, magari ti raggiungiamo. Senti Moreno, che consiglio daresti al tuo Toro? Guarda, un po' oramai mi conoscete, non voglio dribblarti la domanda, però consigli da addetto ai lavori, consigli che arrivano dall'esterno, ti dico la verità, non mi sento di darne, perché non lo trovo corretto verso chi sta operando adesso, verso chi sta lavorando in questo momento. Non fossi un addetto ai lavori, molto probabilmente lo direi tranquillamente, però non lo trovo corretto per chi sta lavorando adesso, perché da fuori è sempre facile avere le ricette, i consigli, le soluzioni, poi quando si è lì è tutta un'altra cosa, e quindi io conosco quello che è lo stare lì dentro, e quindi mi astengo alla tua domanda e spero che tu lo possa capire. Sì, sì, no, mi prendo il tunnel, il giusto ci sta, che te sei andato. Raccontaci un aneddoto però di quando allenavi il Toro, qualcosa di simpatico anche solo.
So che tra un po' quando non era un periodo quando giocava. Franco Segnoli ci racconta sempre un sacco di aneddoti pre-derby, situazioni un po' particolari. Qualcosa di particolare, sì. Insomma. So no. Che tra poco devi andare, allora. No. Guarda, il mio dispiacere, ti posso solamente dire che il mio grande dispiacere è stato poter chiudere, cioè è stato dover chiudere Philadelphia Stadio. Perché io quando sono arrivato ho aperto il fila, mi sarebbe piaciuto riportare, avevo già detto, almeno 3 allenamenti alla settimana aperti, perché secondo me era un modo per portare quel senso di appartenenza ad una squadra che ne aveva bisogno. Secondo me era un modo anche per responsabilizzare i calciatori, perché comunque ogni tanto far vedere qualche allenamento, non solo ai calciatori ma anche ai giornalisti, spiega anche qualche scelta ogni tanto e responsabilizza qualcosa. Sì, non quindi... temevi lo spionaggio? No, ma guarda, lo spionaggio non è che il fatto dello spionaggio oggi è giusto che gli ultimi 2 allenamenti o quando si fanno certi tipi di allenamenti venga chiuso, però ci sono anche allenamenti dove si può aprire. Poi è normale che oggi cosa succede? Non si apre perché la riservatezza di alcune cose, oggi si filma tutto. Oggi uno screzio, come in ogni allenamento c'è, tra 2 giocatori che ascolta, si danno un calcio, si mandano a quel paese, il giorno dopo montano su una pantomima della miseria, allora tu in quel caso lì mi imponi a tenere tutto chiuso, perché se no non vanno d'accordo, iniziano a dire che si litiga all'interno, c'è uno spogliatoio che... E invece è come se vieni a casa mia, ogni tanto con mia moglie purtroppo litigo, non so se voi riuscite a non litigare mai, quindi dico, eppure con mia moglie vado d'accordissimo, no? Certo. Quindi potenzialmente questo ha frenato un po' anche il tutto, no? Prima era tutto abbastanza, rimaneva lì. Oggi si montano e si creano delle situazioni che impongono questo. Però credo che una via di mezzo si possa sempre trovare per cercare di rendere partecipi i tifosi, perché gli piace ed è bello che possano seguire i loro beniamini e soprattutto mantenere questo contatto che secondo me fa bene anche al calciatore di adesso, perché lo avvicina a quello che è il sentimento, quello che è la passione, quello che prova anche la gente fuori, perché ogni tanto si dà per scontato si danno per scontate alcune cose, invece devono sapere che dietro c'è gente che fa sacrifici per venire allo stadio, per tifare, c'è una passione, c'è amore per dei colori, quindi in questo secondo me può aiutare a migliorare quel senso di appartenenza che secondo me dobbiamo essere tutti bravi a collocare in generale, però nello sport, perché secondo me può far fare quello step in più necessario. Allora ti leggo un paio di messaggi, perché posso che devi andare. Parole meravigliose quelle di Moreno Longo a proposito di tramandare i nostri valori. Il Museo del Toro, per esempio, dovrebbe essere al Philadelphia. Quanto tempo bisognerà attendere, dice Riccardi. Avessimo tenuto Moreno, avremmo risparmiato tanti soldi, avremmo ottenuto non certo risultati inferiori a quelli di oggi, Gianfranco. E poi ti salutano e ti ringraziano per aver allenato la Pro Vercelli anche. No, grazie, ti saluto molto. È stato un bello step della mia carriera e li ringrazio. E a proposito di step della tua carriera, che fai da grande? Guarda, oramai è vero che non ho tantissimi anni, però non sono neanche più giovanissimo, quindi qualcuna l'ho passata, quindi in questo momento sono, non dico senza sogni, perché i sogni ci sono ed è giusto che siano il motore di tutto, però è un ambiente che conosco sempre meglio e quindi vado coi piedi di piombo e mi godo la prossima esperienza con la possibilità naturalmente di andare a fare quello che più mi piace fare con i presupposti che un allenatore ha bisogno, quindi di cercare un ambiente che mi possa permettere di lavorare bene. Dico una cavolata se dico che Moreno Longo è un po' in debito con la fortuna. Ma guarda, non sta a me dirlo, sicuramente. Da fuori sembra questo. Sicuramente non mi si sono incastrate delle cose per quello fatto in maniera positiva, però ripeto, non voglio credere alla fortuna, quindi sono sempre io il primo a mettersi in discussione, quindi sicuramente avrò sbagliato qualcosa anche io e quindi lavorerò per migliorare questo. Beh, allora Lucrezia, Gamba, gli altri ospiti, se volete fargli una domanda ce n'è una, poi lui va. Chi vuole? Chi la vince? Chi vuole fare una domanda? Se non la faccio io. No, io ti chiedo, allora ho chiesto a un giocatore del Toro arrivato da poco di definire lo spirito Toro e l'ho chiesto a Masina, che secondo me è un giocatore che
A livello anche umano è riuscito a entrare un po' nel cuore dei tifosi. Chiedo anche a te se mi puoi descrivere lo spirito Toro. Ma guarda, prima mi è piaciuto una considerazione che hanno fatto i ragazzi dicendo... Grazie. Non ci, per me siamo tutti ragazzi. non ci siamo mai sentiti trascinati, no? E questa è una cosa che quando io la ricevo da allenatore penso che sia la cosa che mi può far più arrabbiare di tutte, perché è una bella cosa quella che avete detto, e quindi credo che lo spirito Toro in quella frase racchiuda un po' tutti quei valori, no? Perché io credo che bisognerebbe impersonificarsi nel chi ti vede dall'altra parte, no? Per capire effettivamente che cosa vuol dire, perché dal momento in cui tu dentro il campo riesci a trascinare il pubblico fuori, secondo me hai centrato l'obiettivo. Quindi questo secondo me può racchiudere bene il senso di quello che volevano dire i ragazzi prima. Grazie. Complimenti Moreno Longo, grazie, in bocca al lupo per tutto. Grazie mille a voi. Ti riaspettiamo buon, qua. Buon dai. Proseguimento. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie. Noi facciamo un po' di pubblicità. Sì, andiamo in pubblicità e poi torniamo, perché Emanuele Gamba ci deve raccontare qualcosa di molto interessante legato anche al Grande Torino. A tra poco. Eccoci qua, ben ritrovati amici Granata. Allora, ringraziamo ancora Moreno Longo per il suo grande cuore Granata e la sua grande professionalità. Ma siamo qui anche Emanuele Gamba perché vogliamo parlare del Grande Torino. Sabato sarà il 75esimo anniversario di Superga, del Grande Torino. Saliremo ovviamente anche noi alla Basilica e stiamo realizzando uno speciale qui ad Orgoglio Granata proprio per lunedì prossimo. Ma Emanuele, ti lascio la parola perché so che hai da raccontarci qualcosa. Sì, uno speciale l'abbiamo fatto anche noi in Repubblica e... faccio un po' di pubblicità, sì, ma secondo me in questo caso è pubblicità meritata, perché sabato regaliamo, ci tengo a sottolineare che in omaggio, un libro su Grande Torino. Ed è un libro che abbiamo fatto in questi giorni, che sostanzialmente si compone di due cose. Da un lato ci sono articoli delle grandi firme di Repubblica, quindi articoli presi dal nostro archivio. Ci sono Gianni Mura, Gianni Brera, Giorgio Bocca, Mario Fossati, quindi le grandi firme del passato che hanno scritto su Grande Torino. E poi c'è una parte invece che abbiamo cucinato, diciamo, fresca, fra cui intervista secondo me molto bella a Sandro Mazzola, che parla del papà, parla di quella ventina. Io ne ho fatta una a Buongiorno Capitano, che parla esclusivamente del Grande Torino, del suo rapporto con la memoria, con i ricordi, con le emozioni che ha vissuto a Superga. E visto che non l'ha mai fatto, di parlare così approfonditamente di questo aspetto della sua intimità, perché poi lui racconta proprio dell'intimità dell'esperienza che vive a Superga. Insomma, ci sono tante cose dentro molto interessanti, articoli anche che parlano del Philadelphia, di Superga, del museo, di tante cose, insomma. E ribadisco, il libro esce sabato col giornale. Costa solo il prezzo del giornale, non chiedimi quanto costa il giornale, che non me lo ricordo, però sabato è gratis, basta andare in edicola e comprare il giornale. E lo dico pro domo mia, ma merita secondo me, perché è fatto bene. E infatti, Massimiliano Romiti, perché... con la Biblioteca Granata, esatto. Subito questo libro lo troverete anche esatto, lì. Esatto, quindi andrà ad aggiungersi ai testi della Biblioteca Granata, che noi appunto abbiamo creato come Toro Mio. Colgo l'occasione perché c'entra perfettamente. Quest'anno sarà il primo anno che la Biblioteca Granata sarà al Salone del Libro, per cui ci sarà uno stand davanti al Salone Olimpico in cui appunto ci sarà possibile anche acquistare anche testi di vari autori Granata in collaborazione con quelle che sono le case editrici che sono all'interno del Salone. E poi lunedì 13 maggio alle 15.30 come Biblioteca Granata Toro Mio organizziamo un evento che appunto è perfettamente a tema con il 4 maggio, perché si intitola Testimoni del Grande Torino, l'importanza del racconto, che ha anche a che fare con quello che diceva Moreno prima, no? Perché la cosa si tramandi, ci vogliono dei testimoni. E appunto opere come quella di cui appunto ha parlato prima l'amico Gamba sono quelle che lasciano delle tracce.
e veniteci a trovare pertanto per tutto il periodo del Salone del Libro, perché dal 9 al 13 maggio ci sarà uno stand esclusivamente Granata per la prima volta al Salone del Libro. Biblioteca Granata a Toro Mio è proprio il nome dello stand. Non esiste una squadra al mondo che abbia una letteratura come quella del Toro. Esatto. E questo anche dovrebbe essere, prima lui diceva come faccio a dire a mio figlio diventa del Toro mai niente. E forse bisogna dirgli che il Toro vince per il fatto stesso di essere il Toro, che ha dei record, quello del numero dei di libri pubblicati, di film fatti dedicati, che è unico al mondo, e questo secondo me deve vincere il Toro. Io apro una parentesi molto curiosa, io domani sera vado a cena con un ragazzo, perché fa anche lui giornalista, brasiliano, che si è innamorato del Toro dal Brasile, così. Lui tifoso Corinthians, un giorno ha visto una maglietta, una vecchia maglietta celebrativa del Corinthians, città della Superga, lui non ne sapeva nulla, ha cominciato a informarsi di questa storia e si è letteralmente innamorato, al punto che ha studiato l'italiano per capire meglio la storia del Toro. Erano gli anni in cui il Toro, io l'ho incontrato per la prima volta nel 2014 quando ero là per i mondiali, negli anni precedenti il Toro stava in bilice, io non, all'epoca non è come adesso che ci sono le varie app dei gruppi in diretta, non si sapeva niente, io dovevo andarmi a cercare i risultati del Toro che gioca in B e ho dovuto imparare in italiano, perché se no non capivo perché il Toro era in Serie B, non capivo che era fallito, non capivo niente. Allora se l'è studiato, è talmente innamorato che è già la terza volta che viene a Torino, è venuto per i 70 anni di Superga, quest'anno per i 75, e io penso che storie come questa, se vengono raccontate, io la farei raccontare a lui, perché veramente magica. Io sono un ragazzo giovane, 35 anni, però come il seme amore per il Toro possa germogliare veramente in qualunque posto al mondo, e credo che sia una cosa che può avere solo il Toro, ed è questa che va coltivata, e io credo che lo debba fare prima di tutto la società. Però di mancanza di ambizione, secondo me, è un discorso anche legato a questo. Perché i riti sono i riti, andare a Superga è importante, però se rimane semplicemente una recita, un copione rito recitato, non lascia nulla, ci va veramente qualcosa di un po' più. Come si chiama questo collega? Si chiama Rafael Valente. Viene a passare un qualche giorno a Torino. Sì, sì, lui adesso, domani lo incontro, quest'anno dice che viene con la fidanzata fresca, dice che lei è già più innamorata del Toro di lui, e poi ovviamente ne approfittano per fare un po' di vacanze in Italia, andranno a Roma, andranno a Como, eccetera. Però l'essenziale è essere già arrivato oggi, poi l'essenziale è essere venerdì sera allo stadio e sabato sera, perché per lui non c'è esperienza più bella al mondo di quella. Anzi, lui addirittura, una volta che è venuto, aveva raccolto materiale per girare un documentario sul Torino, preparare in Brasile, anche legato alla tragedia della Chapecoense. Paolo Quaregna. Sì, esatto, sarà partecipe dell'evento. È un suo Paolo amico, lui ha lavorato anche per questo documentario, quindi... Io volevo dire una cosa che in effetti è sorprendente, non so, anche io e Enzo non ce lo riusciremo a spiegare, tra virgolette, però avendo aperto appunto la biblioteca Granata davanti a... teniamo aperto così e ogni tanto passa qualcuno, a volte passa stranieri, Granata, c'era una ragazza tedesca, inglese, ma poi questa ragazza tedesca mi ha colpito perché ci sono questi personaggi che girano tutti gli stadi, mettono come i bollini, no? Io vado mi faccio un giro per tutti gli stadi, lei viene sistematicamente a vedere il Toro, ha detto io ho guardato tutta Italia e spera che si respira a Torino, non si respira da nessuna parte. Cosa colpisce, perché indebolita magari Dio, però dici qualcuno ci vede ancora qualcosa di speciale, cosa a me ha sempre colpito. Poi noi appunto nella storia del grande Torino, ad esempio il 20 maggio, ci sono persone che sono praticamente contemporanee, cioè la Susanna Ega, faccio per dire, che parteciperà con noi, piuttosto che Franco Ossola, sono delle persone che comunque creano ancora un ponte con quel tempo, vedi, che non c'è più. Io stesso non ho mai visto il grande Torino, eppure magari, ecco, Moreno diceva i luoghi non sono importanti, i luoghi sono un po' importanti, poi bisogna riempirli di umanità. Vedi, forse Max, il tanto amore che abbiamo avuto, per noi e te abbiamo fatto delle cose dentro il coordinamento, cioè solo Dio sa quanto ci abbiamo messo della nostra esistenza dal 2006, probabilmente
questo grande amore ci ha obbligato la mente, per cui adesso si ha la grande delusione di non poter vedere quelle cose che abbiamo visto. Cioè, io ricordo ancora la partita con l'Anto. Cioè, chi capisci? Non la ricordo. Io ricordo ancora il gol l'ultimo minuto di Loria, cioè sotto la curva Primavera. Mi sono messo a piangere. Cioè, capisci? Magari... Boh, non lo so. Forse ho fatto male, che te devo dire? Allora, diamo il benvenuto anche a Giacomo Morandin di Toro Zone. Ciao Giacomo. Ciao a tutti, grazie dell'invito. Ciao. Che poi ci parlerà ovviamente delle notizie di calciomercato, perché lui è un grande esperto, se ha già qualche novità ce la racconterà questa sera. E a Roberto Cavallo, che vedo collegato con noi, che prima ci stava seguendo, mi ha scritto e mi ha detto: vi sto seguendo da Milano, ciao Roby. Ciao a tutti ragazzi, ciao. Ed ecco qua, incredibile ma vero, da Milano in diretta. Infatti prima mi stavo facendo delle foto a me in televisione in casa mia, una roba fantastico. Sì, è un metaverso. Il metaverso, bravissimo, una roba kafkiana questa qua. Ci si vede GRP anche a Milano, come potete vedere. Infatti sono io che mi fotografo mentre sono in onda con voi sul televisore in casa mia. Una roba, il metaverso. Fantastico. E allora, a proposito di metaverso, visto che c'è anche Morandin, visto che qua vogliamo scaldare un po' lo studio, allora, qua pare da indiscrezioni che sia arrivata un'offerta per Zapata dal Messico. E allora, siccome io so che Roberto Cavallo ha pregato tanto per l'arrivo di questa punta, sì, e ora rischia già di partire dopo un anno di Toro, innanzitutto capiamo, c'è qualcosa di vero? Questi 14 milioni da questa squadra messicana è soltanto un'indiscrezione che non ha fondamento? Morandin, così iniziamo. Vai Giacomo. Sì, diciamo che per quanto riguarda noi di Toro Zone, le conferme le abbiamo per quanto concerne l'offerta del Cruz Azul, squadra messicana, per Zapata. E, c'è da dire che il Toro comunque ha chiesto ai messicani di aspettare la fine dell'anno per definitivamente parlare sia col giocatore che anche con la società stessa, e poi eventualmente trovare una quadra. L'offerta sicuramente arriverà, non è stata ancora formalizzata e ci vorrà sicuramente un mesetto per completare il tutto, dopodiché tutte le parti si siederanno al tavolo e se ne parlerà, ma comunque l'offerta è attorno ai 14 milioni ed è un'offerta molto importante. Allora chiediamo subito a Cavallo, che Cavallo sentiamo, che sei caduto dalla divano. Cavallo, 14 milioni allora, per Zapata, che ha compiuto mi pare subito 33 anni ad aprile, quindi lo vendiamo, lo teniamo? Sarebbe allora, un peccato? Sarebbe un peccato, lo teniamo secondo me. Io spero tantissimo che questa notizia non sia vera o che quantomeno non si concretizzi, e spero che i messicani vogliano Zapata perché si chiama Zapata. Cioè, secondo me loro non sanno nemmeno che è un giocatore di pallone, capito? Loro hanno visto che c'è uno che si chiama Zapata, gli è venuto in mente Emiliano Zapata Salazar, che è stato un rivoluzionario anarchico generale guerrigliero messicano, e hanno detto: questo è Zapata, riportiamolo a casa. Speriamo, al di là delle battute, che Duban non si muova da Torino. Io credo che quest'anno sia stato importantissimo per noi e credo che trovarne un altro che lo sostituisca a questo livello sarà veramente molto difficile per lo prossimo. Sento parlare di Pinamonti, ma francamente io credo che uno come Zapata in giro in questo momento non ci sia, per quanto sia anzianotto, per carità. Però io un altro anno al Toro Zapata lo vorrei vedere, magari con un allenatore diverso, magari con un allenatore più offensivo, un allenatore che ha un pochino più di coraggio, per quanto Juric mi piaccia, lo ringrazio per tutto quello che ha fatto e quindi gli sono riconoscente, però magari vorrei vedere Zapata con un allenatore un po' più coraggioso, anche come Juric, per esempio Palladino. Noi abbiamo realizzato una grafica sui quattro volti possibili post Juric, che se la regia
mi aiuta, facciamo vedere anche a Giacomo e a tutti voi in studio. Palladino, Italiano, Gilardino e la pazza idea di Maurizio Sarri. Magari. C'è qualche profilo, adesso Roberto ha detto Palladino, secondo voi, facciamo un giro in studio, partendo da Enzo. Tra l'altro, scusa, giorno soltanto, sì, visto bravo, che siamo in diretta, il Genoa vince 3-0 col Cagliari. No, io a me piacerebbe Sarri. Pazza idea, però, ma che idea? No, pazza il idea. Problema è bisogna capire quanto dura con Cairo. No? Beh, è durato con De Laurenti, si è allenato con De Laurenti, se lo dico. Però, anche. Scusate, se posso intervenire un solo secondo, quanto dura con Cairo? Juric è il terzo anno che fa con Cairo e Juric sicuramente non ha un carattere più semplice di Sarri. Su questo direi che nessuno può avere perfetto, dei perfetto. E aggiungo solo che io ho detto Palladino perché secondo me verrà Palladino. Se dovessi votare voterei Sarri tutta la vita. Ok, vedi, la pensi anche come la penso io. Roberto? Ma sì, beh, sicuramente Sarri è un allenatore con un curriculum importante. Gli altri sono tutti allenatori comunque emergenti, perché sia Gilardino, Italiano, anche a Firenze comunque non ha fatto male. Palladino pare che sia un discepolo di Gasperini come lo è Juric. Quindi sono tutti allenatori. Poi io fino all'ultimo ho sperato che rimanesse Juric, adesso non credo. Pensi che il matrimonio sia finito? Ma a un mese dalla fine del campionato penso se non si è trovato un rinnovo di un contratto non... Sì, poi insomma aveva dichiarato anche l'obiettivo, l'Europa. Quindi di Juric mi spiace, perché comunque se guardiamo il triennio secondo me ha fatto un buon lavoro, ha fatto un lavoro buono. Sarri sarebbe la ciliegina sulla torta, però. Poi non potrebbe lamentarsi per il giovedì. Vabbè, sì. No, esatto. Storicamente. È vero. Il giovedì è indigesto per la Coppa. C'è la Coppa Italia, però. Avvocato. Io non ho preferenze particolari tra questi, sarei molto contento se ci fossero dei giocatori bravi acquistati più che l'allenatore, perché noi abbiamo anche bisogno di salire di qualità, perché gli allenatori possono mica cambiare di colpo, far diventare Lazzaro Roberto Carlos, cioè Lazzaro rimane Lazzaro, con tutti i pregi e difetti di Lazzaro o Mergin Voivoda, quindi va bene un bravo allenatore, che questo è una base sicuramente fondamentale, ma noi dobbiamo cercare, nel momento in cui c'è l'intenzione di migliorare la situazione, di comprare dei giocatori più bravi, sconosciuti o conosciuti, poco conta, che siano bravi. Giacomo, dalle tue fonti, c'è qualcuno di questi in vantaggio per il post Juric, Palladino, Italiano, Gilardino, Sarri o qualche altro nome che ci puoi dare? Beh, stando a quanto, ripeto, sempre a quanto ne so io e quanto ne sappiamo noi di Toro Zonna, ci risulta che i due candidati principali siano Italiano e Vanoli della Venezia. Diciamo che Palladino e Gilardino sono nomi che piacciono sulla lista, ma restano sullo sfondo, però sicuramente Italiano e Vanoli sono i primi due. Sarri penso attualmente che sia solo una voce di mercato, anche perché chiede un ingaggio molto importante superiore ai 2 milioni di euro, quindi alla Lazio prendeva 2 milioni e 300 mila euro, di conseguenza anche per Cairo potrebbe essere un investimento molto molto alto, molto importante. Massimiliano, Vanoli ti stuzzica come nome, ti piace? Sì, me ne hanno parlato molto bene e in effetti era un profilo che non era tra questi quattro, no, che grazie, mi era stato suggerito. Sì, Vanoli sarebbe quello che mi incuriosirebbe di più. Devo dire, anche se mi sembra che abbia già le credenziali per dire che è un buon allenatore, Sarri per l'omaggio sistematico alla lapide e perché si ritroverebbe Ricci, che è praticamente la controfigura di Serginio, di Jorginho, mi incuriosirebbe vedere come farebbe giocare appunto Samuele, perché è proprio sempre stato il suo pallino, lo chiedeva tanto, e allora vieni qua, lo fai giocare. Emanuele Gamba? Allora, secondo me di questi quattro il più bravo è senza dubbio Italiano. Sì. Allenatore secondo me di categoria superiore. Non vorrei mai né Palladino né Gilardino, soprattutto Palladino. E Vanoli, un buon allenatore, potrebbe essere una di quelle idee un po' di rottura che Cairo potrebbe avere. Se dovessi scegliere io, sceglierei Sarri, con cui peraltro sono anche
parecchio amico, e lui è una persona che secondo me qui accenderebbe gli animi, perché lui ha questa combinazione fra la modernità del gioco, perché lui comunque ha inventato un modo di giocare che magari adesso sta già un po' passando di moda, ma l'ha inventato ed è un modo che trascina la gente, e al tempo stesso ha un modo di intendere, di vedere il calcio veramente all'antica. Lui è legato alle tradizioni, ai valori, e lui mi raccontava ad esempio che venne a Torino a vedere la finale Torino-Ajax, e lui non mi ha raccontato di Torino-Ajax, mi ha raccontato il giorno dopo che è andato a Filadelfia. Lui il giorno dopo è rimasto ed è andato a Filadelfia, perché io volevo venire a Filadelfia perché il calcio è Filadelfia, e lui il giorno dopo l'ha passato lì insieme ai tifosi. E quando gli ho chiesto: ma perché tu ogni volta vai a Superga? Lui mi ha risposto: ma perché uno che ha il calcio dentro, se passa da Torino non può non salire a Superga, è un dovere. E quindi tutte queste cose veramente me lo farebbero apprezzare molto, e penso che sarebbe in grande sintonia con la piazza. L'unica cosa che, almeno sempre l'ultima volta che gli ho parlato, non so se ne ha voglia, non di Toro, ma di tornare a fare un tipo di lavoro come questo. Era un po' stanco, un po' stressato, forse non ha più, certo, non ha più tanta voglia. Però, sai, questa è un'avventura talmente fuori dalle righe per lui che magari potrebbe anche affascinare. Anche perché di fatto nelle sue ultime due avventure ha dovuto anche un pochettino rivedere i suoi piani, no? Ma alla Juve senz'altro, e in parte anche al Chelsea. Invece alla Lazio, no, alla Lazio è tornato lui, infatti, ragazzi, l'anno scorso ce lo dimentichiamo, la Lazio è arrivata seconda, bravo. È arrivata seconda con una squadra da sesto posto, cioè che sì, è quella che, anzi settimo, che è quello che sta occupando l'anno scorso. Lui l'ha fatta arrivare, e l'ha portata comunque agli ottavi, cioè l'ha portata in Champions, e secondo me se andava un po' diversamente poteva anche passare col Bayern. E lui rimane comunque un allenatore di grande, che veramente valorizza i giocatori. Ovviamente è un testone, è uno che è difficile farlo ragionare, è uno che tante volte ragiona col paraocchi, però se lo prendi lo dico così. Vi posso raccontare un retroscena di Sarri, Torino-Lazio, non quest'anno ma l'anno scorso, che finì 0-0, finita la partita lui mi dice: accidenti, ma quanto è forte quel Buongiorno? Lui non l'aveva ancora vista, era una delle prime partite di Buongiorno che aveva marcato Immobile. E lui ha detto: io questo non, cioè, ma questo è un giocatore che minimo deve andare in nazionale e poi in Premier League. Questo per dire che già allora aveva inquadrato il giocatore, e se venisse al Toro probabilmente la prima cosa che farebbe sarebbe quella di chiedere la conferma di Buongiorno. Certo. Immediato. Ricordiamoci che in mezzo, tra questa stagione, mancano 4 partite e la prossima, c'è un europeo che, come sappiamo, mette in vetrina talenti, qualcuno esplode, accende sirene, qualcuno invece delude. Qui anche il mercato dipenderà anche da questo. E vedo che c'è il conteggio. Sì, vuoi andare in pubblicità? Ce lo togliamo? Dai. Andiamo in pubblicità, dai, e torniamo tra pochissimo. Restate con noi. Eccoci qua, ben ritrovati amici Granata, vi ricordo il numero, il 392-022-8020 per interagire con noi tramite messaggi WhatsApp. Roberto. Siete scatenati, allora. Italiano e Palladino, stesso gioco di Juric, non cambierebbe nulla. Poi, aspettate che li ho persi. La Fiorentina ha una rosa molto migliore della nostra e ha 4 punti in più, Italiano non è un fenomeno. Se dobbiamo fare cassa, sacrifichiamo il nostro portierone, prendiamone uno normale, teniamo Zapata, Buongiorno e Bellanova. Palladino sarebbe l'allenatore più adatto per il Toro, senza trasformare molto la squadra. Poi Sarri tutta la vita per Natalino. Fra questi 4 allenatori possono venire solo Palladino e Gilardino, gli altri non vengono. E poi ne leggo ancora uno: grande gamba, metti una buona parola, dice Luisa, con Sarri, pensaci tu. Proviamoci. Allora, io volevo fare una Cavallo, domanda... non ti accomodare troppo, esatto, veniamo da te. Perché tocca subito a te, ovviamente ti faccio una domanda legata anche alla partita di domenica contro l'Inter. Secondo te il Toro poteva lottare un po' di più anche per quanto riguarda l'Europa, anche se Roberto era molto scettico su questo. Ma lui l'ha sempre detto, esatto, secondo lui ormai era troppo tardi. Secondo Però... te poteva lottare di più, e soprattutto il rosso c'era oppure no? Allora, io credo che quella partita di domenica in quell'atmosfera non avrebbe potuto andare in maniera diversa. Qui era una bolla, il Toro è entrato in una bolla nella quale ha fatto fatica a muoversi, ma questo ci sta, perché
perché, ripeto, l'atmosfera qui era ed è tuttora in questo momento molto particolare. Io di solito dico quello che penso, a meno che non, come dire, non ci siano conseguenze, e questo non è il caso, quindi dico quello che penso anche in questo caso. Io non mi scandalizzo per il rosso a Tamese, non mi scandalizzo perché secondo me era arancione, però se a noi fosse stato negato un'espulsione per un fallo come... Andata via la voce. Sì, abbiamo perso il collegamento, sì, nel mentre ci l'ha censurato. Di ripristinarlo, esatto. Allora io chiedo anche a Giacomo, secondo te il rosso c'era oppure no? Allora, a mio parere era molto difficile dare il cartellino rosso. Mkhitaryan non era nel cono della porta di questo, e oltretutto con Lovato al centro dell'area, onestamente mi sembrava molto difficile che Mkhitaryan potesse quantomeno calciare appena possibile. È un rosso che secondo me, tra l'altro, l'arbitro aveva giustamente punito il fallo con il cartellino giallo, poi a mio parere l'errore più grave è stato quello del VAR di averla richiamata e averle corretto in realtà una decisione che non era assolutamente da correggere, ma questa, ripeto, è una mia opinione, e al di là del fatto che sia il Torino che gioca, ma questo mi pare un po' rivedibile, ecco. Roberto Cavallo? Ecco, io non ho capito bene quello che ha detto l'amico perché sento il rimbombo, quindi non so che concetto abbia espresso. Io termino solo il mio, non so fino a dove eravate arrivati. Io non mi scandalizzo per questo rosso, secondo me non c'era il rosso perché non era proprio ultimo uomo, volendo vedere, perché dietro di lui ce n'era uno, però troppo spostato, insomma ci mettiamo a fare i calcoli col righello, no? Io dico solo che secondo me non era da rosso, ma non mi scandalizzo che il rosso sia stato dato, e ce l'avessero negato a noi un'espulsione così ci saremmo arrabbiati. Giacomo, un'altra domanda legata al mercato. Ovviamente si parla tanto di Mister Juric, la panchina, ma c'è un altro personaggio della dirigenza granata che potrebbe partire in estate, ed è Davide Vagnati, ti risulta? Sì, beh, su Vagnati c'è l'interesse della Sampdoria ormai già da tempo. Non ci sono attualmente trattative concrete, ma soltanto qualche contatto e chiaramente l'interesse da parte della Sampdoria. Adesso il Torino chiaramente si sta guardando attorno, perché ovviamente la scelta quasi fatta di cambiare l'allenatore influenzerà molto anche sulla scelta del direttore sportivo, e da lì chiaramente anche tutto il calciomercato, ed è una scelta che probabilmente vedremo da qui a poche settimane, se non addirittura prima del termine del campionato. Questo da capire. Sicuramente Vagnati è un nome su cui dovremo stare molto attenti nelle prossime settimane, però attualmente a me non risulta che sia in partenza perlomeno immediata. Dopo chiaramente siamo il 29 di aprile e sapete meglio di me che il calcio può cambiare tutto dall'oggi al domani, quindi attendiamo. Enzo? Potrebbe tornare Petracchi. Roberto Cavallo, su questo vorrei anche un tuo parere. No, sul ritorno di Petracchi. No, in generale sulla partenza di Vagnati, chi potrebbe sostituirlo? Ah, no, perché mi sono ridestato. Ti ho visto, ti sei un attimo... esatto, mi sono immediatamente... Mi sono imbizzarrito, insomma, no? Da cavallo mi sono imbizzarrito. Posso dire qualcosa? Io credo che Vagnati abbia fatto un lavoro più che dignitoso. Certo, non ha tirato fuori il coniglio dal cilindro, però ha fatto un lavoro più che dignitoso. Quindi io credo che Vagnati, a maggior ragione perché Juric se ne andrà, le voci che ho io... non da Torino ma da Monza, perché io abito a 5 km dallo stadio del Monza, le voci che ho io sono quelle dell'arrivo di Palladino
che aggiungo anche un pezzo al discorso di prima, sarebbe la soluzione più semplice, perché Paladino gioca esattamente come gioca Juric, con meno esperienza, con un po' più di coraggio, e quindi non bisognerebbe nemmeno disfare la rosa e basterebbe prendere qualche innesto nuovo. In ogni caso io credo che Vagnati, a maggior ragione, ripeto, perché va via Juric, e con Juric i rapporti non si sono mai troppo normalizzati, perché io sfido chiunque di voi, dopo una rissa come quella che avevamo visto, a rasserenare completamente gli animi. Certo, per ragioni di Stato poi si va d'accordo con chiunque, però insomma, diciamo che secondo me mettiamolo così, secondo me era ragione di Stato, ma i due non è che si amino alla follia. A maggior ragione secondo me Vagnati resta, e la cosa non mi dispiace, perché secondo me è uno che lavora onestamente e fa delle cose più che dignitose. Giacomo, volevi aggiungere qualcosa? Sì, che a proposito di Petrachi, in realtà questo per fonti dirette, Petrachi tornerebbe volentieri al Toro, e lo dice già da tempo. Il problema è che non tornerebbe con Cairo presidente, questo però è un altro discorso, ma lui tornerebbe molto volentieri al Toro. Allora è più facile che vada su Marte. Sì, un ricordo che arriva da Nat, che ci scrive: buon'anima di mio papà, giocò una partita amichevole Porto Gruaro Venezia e disse a mio fratello: vedi Piero, quel signore con il numero 10 andrà in una grande squadra. L'anno dopo andò al grande Torino insieme al grande Loic, grande Valentino. Questo è un ricordo che arriva da un nostro telespettatore, mi piaceva leggervelo assolutamente. Senti Roberto, mancano 4 partite. Qualcuno dice che i giocatori siano già in vacanza, qualcuno dice che è già ora di pensare al futuro e non aspettare come al solito gli ultimi giorni di mercato. Cosa deve fare il Toro in queste 4 partite? Sono 4 partite, le ricordo, sono Bologna, Verona, delle quali conosciamo tra l'altro anche già orario e data, visto che ormai ce le regalano a spizzichi e bocconi a orari e date. E lo vediamo, Toro-Bologna venerdì 3 maggio alle 20.45, domenica 12 maggio alle ore 15, Verona-Torino. E poi c'è Toro-Milan e Atalanta-Toro. Difficilissime, ricordo però, ho una buona memoria, tu hai detto: non so come vada, non andrà questo campionato, non so come andrà, ma so che il Toro batterà il Bologna. Lo confermi? Allora, guarda, io temo purtroppo di doverlo confermare, nel senso che tu hai una memoria prodigiosa, e io speravo in realtà che tu te lo fossi dimenticato. No, adesso al di là di questo, no, ma è una battuta, hai proprio ragione, complimenti per la memoria. E io continuo a puntare sulla vittoria del Toro contro il Bologna, perché io, se non altro per l'assioma iniziale, per il postulato che ho portato avanti in tutto questo anno, e cioè il fatto che secondo me, e qui rispondo anche a non so quale ospite aveva detto che la rosa della Viola è molto più forte della nostra, secondo me la rosa nostra, quella del Bologna e quella della Viola si equivalgono. Secondo me noi non abbiamo una rosa inferiore a quella del Bologna. Il Bologna ha trovato l'alchimia, ha trovato l'amalgama, che è quello che il presidente Massimino chiedeva all'allenatore Rambone: dimmi dove gioca che te lo compro subito. Ha trovato un'atmosfera particolare e ha trovato un allenatore, e qui faccio mea culpa, che a me non era mai piaciuto e che invece ha dimostrato di essere non bravo, bravissimo. Ma l'organico del Bologna, secondo me, non è superiore all'organico del Torino. Prendiamoli uno per uno, facciamo l'elenco e poi mi dite, a parte Zirze, che l'anno scorso, ve lo ricordate, era venuto a giocare a Torino col Bologna e non aveva toccato il pallone, ma a parte Zirze voglio vedere chi di quelli del Bologna mi dite sì, questo sulla carta è più forte di uno dei nostri. E quindi io credo che il Toro col Bologna possa vincere questa partita. Poi difficilissima quella di Verona, dove però noi abbiamo una tradizione favorevolissima. Vi ricordate anche l'anno dello scudetto del Verona, noi andammo a vincere a casa loro, e quindi questo mi rincuora, ma sarà una partita terribile, perché loro giocheranno con la sciabola tra i denti. La partita più facile paradossalmente è quella contro il Milan, in linea teorica, perché i rossoneri, diciamo, che sono sfaldati ormai, non hanno più nulla da chiedere. E poi l'ultima a Bergamo, bisogna vedere se l'Atalanta ha bisogno di punti o no, perché se l'Atalanta ha bisogno di punti allora possiamo anche evitarci la trasferta con l'Atalanta che stiamo vedendo ultimamente. Se invece non ha bisogno di punti, magari ce la giochiamo. Io
per concludere la mia prolusione, direi che sarei molto contento di fare 4 punti in queste 4 partite. Ecco, direi che l'obiettivo minimo è 4 punti, secondo me. Emanuele Gamba, su queste ultime 4 giornate del Toro? Secondo me in realtà invece sono 4 giornate aperte. Uh-huh. Prima di tutto perché il Toro, come dicevamo anche prima, forse fa meglio contro squadre più forti che non ti aspettano. È vero quello che ha detto Colombo sul Milan, forse la partita più morbida è quella, però dipende tutto dal Toro. Aspetta, hai sbagliato animale, sono cavallo. Scusami. Ci sta. Avevo un po' sminuito. Si chiamano Colombo, tutti Colombo in Lombardia. Infatti io sono di Torino, io sono piemontese. Dicevo che queste 4 ore dipendono dal Toro, perché se le gioca seriamente, le gioca con voglia, secondo me può anche fare 10 punti. Magari con 10 punti sei ancora capace di arraffare un posto in Europa, specie se poi i posti in Europa saranno 9 anziché 10. Se invece gioca come le ultime... Tu dici che c'è una speranza... No, c'è la possibilità addirittura che vadano 10 squadre in Europa, ma in caso il 10° posto non sarebbe... sarebbe valido solo se fosse la Fiorentina decima. Però 9 squadre in Europa ci possono andare, se Atalanta o Roma vincono l'Europa League. E si apre un'altra porticina e alla fine sarebbero 4 punti. Il Napoli è un'altra squadra abbastanza in disarmo. Secondo me se il Toro facesse 10 punti potrebbe ancora pensarci, però questo Toro non credo li sappia fare. Voglio solo dire una cosa su Italiano, sì, che innanzitutto non gioca assolutamente come Palladino e Juric, ma in maniera completamente diversa, e sarà anche nono in classifica, però in 3 anni Italiano ha portato, primo anno la Fiorentina in Europa e veniva da anni in cui faticava a salvarsi, il secondo anno 2 finali, quest'anno 2 semifinali e speriamo che faccia una finale. Francamente se la mia squadra arrivasse tutti gli anni 8ª-9ª ma mi porta a fare una finale, io penso che i tifosi siano molto contenti e anche il presidente della Fiorentina lo sia, quindi giù il cappello, perché Italiano è un allenatore che nella sua carriera finora non ha sbagliato ancora. Perché va via? Va via perché si sono un po' guastati i rapporti i 3 anni in genere l'allenatore dura 3 anni, ci sono rare eccezioni, Gasperini è una di quelle, ma in genere il rapporto dopo 3 anni si logra, sfilaccia. Guarda che, scusami se ti interrompo, ma hai proprio ragione, ma non solo il rapporto con l'allenatore, ma è un dato di fatto certificato dalle statistiche, anche i matrimoni, anche la passione. Dura tre anni, è un dato di fatto accertato tra marito e moglie, la passione dura 3 anni, è la stessa cosa, la passione sotto tutti i punti di vista dura 3 anni. Queste ultime 4 giornate, Enzo, Roberto e l'avvocato. Voi lo vedete questa speranza? Siamo passati bisogna avere una speranza, perché sennò vai in campo e giochi 4 partite senza stimoli, sarebbe brutto. Secondo me sono tutte partite fattibili per questo Toro, ripeto. Anzi, come diceva forse Gamba, è più facile giocare con squadre di che in classifica sono sopra di noi e che giochi. Ma infatti avranno fatto più bella figura con le squadre più forti. Mancano i punti con le squadre. Perché non si barricano. Io opterei per un 7-8 punti, poi dopo alla fine tiri le somme, anche se è molto difficile, poi... però 8 punti, una media di 2 punti a partita, secondo me si possono fare. Enzo, sei d'accordo? Concordo. Avvocato? Ma io penso che un merito sicuramente di Juric è stato quello sempre di avere fatto giocare delle partite dignitose a questa squadra, anche in fasi... diciamo di minore interesse per il campionato, non abbiamo mai sbraccato, ecco, se partiamo da quel punto di vista. Quindi io penso che giocheranno dignitosamente, adesso che proprio ci butteremo all'arma bianca per fare lì, quanti ne dobbiamo fare, 12 punti con squadre qualificate da un punto di vista tecnico e anche con obiettivi, a parte il Milan, le altre la vedo un po', però sai, chissà, nella vita non si può mai sapere.
Allora Roberto, abbiamo da parlare un po' di giovani, così poi ci dedichiamo anche a Massimiliano che ci deve portare delle grandissime novità. C'è Giovanni Paolillo di Mondo Primavera che ci racconta un po' quello che è successo oggi a Vinovo. Ciao Giovanni, benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Perché c'è stato il derby primavera? Purtroppo però il derby è bianconero perché la Juventus ha vinto 2-0. Sì, esatto. Giovanni. Comunque, buonasera a tutti. È stata una partita diversa rispetto a quelle che sono abituato a vedere per quanto riguarda il Torino, almeno una sconfitta che mancava da ormai 9 giornate, l'ultima registrata in campionato, tralasciando la finale di primavera in campo contro la Fiorentina, è stata proprio contro i Viola e poi prima ancora contro il Lecce, ma comunque serviva oggi a tutti gli effetti una vittoria per continuare la striscia positiva e per poter arrivare e comunque puntare alla zona playoff, che è ancora fattibile e raggiungibile. Per quanto riguarda la partita, i primi minuti sono stati da parte di Granata. Infatti il Torino ha attaccato provando soprattutto delle sue da fuori con Marchioro e Della Valle. Marchioro ha fatto 3 tiri nei primi 15 minuti deviati, oppure sono anche arrivati nello specchio della porta, ma poi è arrivato il gol da Juventus per uno schema sul calcio d'angolo, conto che con un buon cross ha servito il difensore centrale bianconero che ha segnato in 1-0. E dopo il gol però c'è stata una minima reazione per qualche minuto del Torino, però abbiamo visto come la squadra forse si sia anche spaventata dopo la rete subita e infatti non è riuscita a portare quel gioco che ci ha abituato a vedere la squadra di Spurto. E infatti nel secondo tempo l'allenatore Granata ha provato subito con 2 sostituzioni a provare a rilanciare la partita, ma non è riuscito. È arrivato il raddoppio poi della Juventus finale, il gol del 2-0 con Scienza, e in più un fattore importante è stata l'ammonizione di Della Valle che salterà la prossima partita di campionato contro la Sampdoria. E quindi una disfatta che a questo punto del campionato forse non ci voleva, anche per un fattore magari mentale, ma Torino ha ancora tutte le possibilità per poter raggiungere la zona playoff e attualmente nella zona playoff deve essere attenta a una partita in meno perché potrebbe virtualmente sorpassarla nel caso di vittoria nel Bologna che verrà dopodomani. Giovanni, noi ti ringraziamo, prossima partita del Torino Primavera proprio contro la Sampdoria Orbassano, il campo Valentino Mazzola, noi ci ritroveremo lunedì prossimo con il focus legato alla Primavera, grazie mille. Grazie a ciao. Voi, buonasera. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Tanto poi dico alla regia se vuole preparare la classifica, così vediamo la giornata finale, insomma la classifica ufficiale, dove manca soltanto Atalanta-Fiorentina, per la quale pare che uno slot si sia trovato intorno al 20 di maggio, forse 22, ma se le due squadre non vanno avanti in Coppa, se no bisogna andare oltre, eccetera. Sì. Diciamo che si tiene questo jolly l'Atalanta, che alla fine, secondo me, è la favorita per andare in Champions, così. Sì. Però insomma guardare il Toro a 46 punti e pensare a Salernitana, Frosinone in un anno in cui i campioni d'Italia stanno lì a 4 punti e tu fai gara a non prenderli mai. Romiti, aumenta il rammarico per quello, ma più che altro perché era la portata. Sì, che quella è la follia. Assolutamente, perché poi abbiamo perso tutta la nostra speranza, diciamo, di andare o lottare più tranquillamente per l'Europa per delle partite stupide. O comunque erano alla portata. E anche lì, come dicevo, per le ultime 4 partite che abbiamo, fateci vedere che volete vincerle. Perché poi è questo il punto che è mancato in queste partite così. Sempre giocate dignitosamente, però dignitosamente non basta. Cioè, molte volte dignitosamente non basta. La squadra non ci ha fatto vedere quel fuoco in più che in talune circostanze ci avrebbe portato dei punti determinati. Senti, Armando da Torino ci scrive, visto che sono su di te, so che sei l'uomo giusto, avete notizie sull'azionariato popolare? Ne abbiamo una grande anche notizia, abbiamo una grande notizia sul campo dell'azionariato popolare, perché il 23 di aprile la Camera dei Deputati ha approvato
la proposta di legge che, bisogna dirlo, è stata elaborata in ambito Granata e portata avanti dal Comitato Nelle Origini il Futuro, che unisce Toro Mio a tutte le altre associazioni che si interessano di partecipazione sul territorio e che hanno voluto promuovere appunto questo testo. È un passo che non ci si aspettava, è tutto sommato che arrivasse, e che arrivasse soprattutto con un'approvazione unanime da parte della Camera. È stata una cosa bipartisan, ha visto protagonista l'onorevole Molinari della Lega, che ha raccolto una tradizione, diciamo, sul tema, che era già leghista da tanti anni, ma ha trovato una sponda efficacissima nel, diciamo, nostro Mauro Berruto, perché anche egli si è speso tantissimo perché venisse fuori un consenso generale intorno a questo testo di legge, che è stato osteggiato, diciamolo pure, perché parlavamo di calcio tedesco, introduce l'idea, cioè suggerisce, promuove una partnership tra quella che può essere il club e l'associazione dei tifosi, diciamo. Allora, in Germania abbiamo delle cose bellissime in cui addirittura le associazioni sono proprietarie, no? Un privato non può avere più, esatto, del 49%. Esatto, c'è la riega del 50+1, esatto. Da noi questo è un tentativo di introduzione, cioè si parla anche in questo testo di società partecipata, basta l'1% in questa fase sostanzialmente, ma perché quello che poi si vuole raggiungere è provare pian pianino a cambiare anche un po' la cultura del tifoso, cioè sarebbe l'obiettivo principale di questa proposta creare un associazionismo di tifosi sul territorio italiano, nelle varie piazze, che sia numeroso, incidente, abbiano delle ricadute sociali notevoli, tutte cose che succedono all'estero, ma da noi invece sono assolutamente sconosciute. Prossimo appuntamento, diciamo, il Senato, che però di fronte a un'approvazione così unanime è difficile che si tiri indietro. C'è da dire, questo bisogna dirlo, che il testo è stato depotenziato rispetto alla formula originaria, perché l'idea che promuovevamo era quella di suggerire ai club importanti di adottare una partnership con i tifosi, perché gli sarebbe stato dato qualche vantaggio, soprattutto nell'ambito dell'impiantistica sportiva, tipo vuoi rifare lo stadio, vuoi fare il Robaldo, bene, se sei una società partecipata ti diamo dei vantaggi. E questa parte è stata al momento estrapolata dal testo, anche se ci sono dei segni da parte del governo che sembrerebbero voler in qualche modo comunque completare quella che in questo momento è una lacuna, perché non si capirebbe perché un Torino o un'altra società di Serie A dovrebbe adottare questo modello, mentre gli è stata lasciata la possibilità per le società partecipate di acquisire il titolo sportivo in caso di crisi sportiva, e questo potrebbe avere delle ricadute invece interessanti nelle serie minori come primo seme, diciamo, per il cambio di una cultura. Comunque c'è il rischio che nel giro di, mettiamo un anno e mezzo perché tra entrate in vigore eccetera, cioè nel giro di un anno e mezzo ci si ritrovi come tifosi del Toro, come tifosi di altre società, a costruire insieme un ente di partecipazione popolare rappresentativo della tifoseria locale che possa sviluppare delle energie che finora in Italia non si sono mai viste. Beh, dai, seguiremo questa vicenda, come vedi, insomma, ci fa piacere assolutamente. C'è un tema, vi leggo questo messaggio. Piero D'Andezzeno ci scrive: spero di salire sabato a Superga per incontrare anche alcuni di voi. Se il tempo lo permette salirò con la mia bici attraverso i sentieri nei boschi, così eviterò di incontrare i corridori del Giro d'Italia. C'è un po' questa preoccupazione, no? Legata al passaggio del Giro d'Italia proprio per il 4 maggio. Gamba, insomma, sappiamo anche che ci sono delle navette che gratuitamente porteranno i tifosi, insomma, c'è un... questo momento... Tutti dicono tranquilli, chi vorrà andare su riuscirà a raggiungere, sì, Superga, però il Giro d'Italia è qualcosa che comunque... Sì, da quello che so, quasi tutta la collina è bloccata quando passa il giro, è così, però mi pare che appunto grazie alle navette, la dentiera che comunque sarà a pieno regime, penso sarà possibile salire in massa come gli anni scorsi, poi si può sempre andare a piedi, io quando vado a Superga vado a piedi. In un'oretta, un'ora e mezza ci si va, è anche molto piacevole, quindi si può fare. E il dibattito mi sembra, anche in questo caso, su Cairo, cioè Cairo sta sfruttando il Toro per il Giro d'Italia, che è suo ugualmente, oppure Cairo sta facendo un favore al Toro, portando comunque il momento più importante dell'anno Granata in diretta televisiva, in diretta europea, diciamo. Insomma,
Certo. Chi ne ha più vantaggio? Cairo con il giro di Torino per la pubblicità che ne ricaverà. Di sicuro Cairo. Tanto lui ne esce bene comunque. Un giro di opinioni su questo, che siamo in chiusura. Inizio da Cavallo, dai, così poi lui può sganciarsi. Grazie. Io dico solo che quando non avevamo un presidente che avesse televisioni e giornali, invocavamo il presidente che avesse televisioni e giornali e dicevamo: ah, non parla di noi nessuno, nessuno parla di noi. Adesso che abbiamo come presidente un editore importantissimo, un grande imprenditore che ha giornali, televisione e pure il Giro d'Italia, ci lamentiamo perché magari lui lo usa per farsi pubblicità. E questa è, anche questo è metaverso, non solo me che fotografo la televisione mentre ci sono dentro, anche questo è metaverso. Cairo sta facendo una cosa che è un'operazione assolutamente normale e anche meritoria, dando risalto e notorietà alla giornata in memoria del Grande Torino, unita con un grande spettacolo che lui organizza. Tutto qua, punto, basta con i complottismi, basta con Cairo che ha battuto le Torri Gemelle, basta con chi ha inventato il Covid. Grazie per fare questa cosa che permetterà anche a tutti loro che non sanno che cos'è stato il Grande Torino di venirlo a sapere. E il presidente che avremo, se non avrà giornali di televisione, vi aspetto tutti qua a protestare perché nessuno parla di noi. In cauda venenis, dicevano i latini, no? Che ne pensate a questa parte? Io da grande appassionato di ciclismo, comunque il Giro d'Italia è una manifestazione mondiale, sì, sicuramente europea, ma che è una grossa manifestazione europea, rende omaggio con un suo passaggio al Grande Torino, cioè personalmente a me fa molto piacere. Adesso non ho guardato, penso che salgano da Val di Sero, dall'altro versante di Superga, no? Da come dovrebbero arrivare da là, sì. Credo da. Quindi da Sassi arrivare su a, diciamo, dalla parte di Torino dovrebbe essere lì. Fino a una certa ora, so. Poi a una certa ora chiudono anche, diciamo, da Corso lì. Casale. Per quanto riguarda adesso non voglio entrare nel merito chi ci guadagna su questa cosa qua. Da tifoso del Toro, appassionato di ciclismo, passa una kermesse come il Giro d'Italia e rende omaggio al Grande Torino, secondo me è una cosa bella, giusto, non solo italiano ma europeo. Certo, ricordiamo che anche giusto nella maglia del questo giro è il mio parere personale. Poi se non l'avesse fatto sarebbe stato criticato perché non probabilmente sì. Penso, esatto, che ci sia stata un'organizzazione, esatto, anche di logistica per mandare su le persone. Cioè io questo è un evento, per me è un evento positivo, importante. Tardi. Mi sembra che, essendo occasionale, è stata una coincidenza, cioè non è che possiamo pensare a un'elucubrazione particolare. Enzo? Mi associo al presidente del il suo presidente del club. È filo governativo. Assolutamente. Presidente, non posso dirgli di pensiero stesso. Allora, io volevo leggervi una nota del club, perché si fanno i complimenti a casa UGI e al Torino FC, perché l'under 14 è 100% UGI insieme al 27esimo torneo mondiale Manlio Selis. Alla manifestazione ha preso parte anche la squadra del reparto oncologico della Regina Margherita, accompagnate seguita in primis appunto da casa UGI e poi dal Torino FC per la parte sportiva. Vedere la squadra di UGI testimoniare che le sfide si vincono e si affrontano sempre con coraggio. Per i ragazzi dell'Under 14, quindi per il settore giovanile del Torino, è stata una bella esperienza, perché hanno condiviso questo viaggio per la Sardegna con i ragazzi di 100% UGI, la fortuna di avere appunto avuto compagni di viaggio, esempi di forza e determinazione. Poi il club ringrazia la dirigenza granata e Marco Morra di casa UGI, ma non solo, quindi complimenti anche per questa iniziativa molto interessante. Prima di salutarci abbiamo da ricordare un compleanno importantissimo di questa settimana, il compleanno di Paolo Pulici. Il 27 aprile è stato appunto il suo giorno e noi le abbiamo dedicato, perché non ci siamo dimenticati, una chiusura importantissima con un video proprio. Sì, no, stiamo vedendo, speriamo di rincontrarlo magari proprio a Superga, sì. Dai, però ci stava, gli auguri. Cercherò di estrapolargli qualche parola. C'è lo striscione di Tormino. Sì, hai visto? Esatto. Allora, grazie a tutti, direi. Grazie a tutti, sì, Giacomo, noi ci ritroveremo in occasione del mercato, perché così ci darai un po' di informazioni legate al calciomercato estivo, grazie. Grazie a voi.
Alla prossima. Grazie Roberto Cavallo, ciao. Ciao ragazzi, grazie, un abbraccio a tutti. Al Toro Club, ciao. Secolo Granata di Druento, che ci ha portato anche queste splendide magliette, quindi grazie mille. Grazie a voi. Molto, molto belle, tutte Granata. Grazie a Enzo Randazzo e Roberto Pinarte, grazie all'avvocato Enrico Tardì. Non ho sbagliato questa volta, giusto? Bravissima. Grazie a Massimiliano Romiti, complimenti per le vostre iniziative, passeremo buonasera al Salone del a tutti. Libro. Ah, bene. Grazie Emanuele Gamba, ricordiamo che è lunedì, sabato, 4 maggio. Il 4 maggio, in edicola, esatto, gratis. Giusto. Sì. Ringraziamo ancora Moreno. Facciamo vedere di nuovo la copertina, regia, dai, così Torino. Chiudiamo con questa bella iniziativa. Regia. Noi ci vediamo venerdì. Ho esagerato. Hai esagerato, li devi preparare un po'. Sì. Dai, io ci credo che arriva la copertina adesso, prima di salutare. Regia, la copertina. Tre. Non c'è la copertina. Va bene. Allora, metteremo anche sui social, così gira e ti ricorderà esatto. L'uscita di tutto ciò sabato. Noi ci vediamo a Superga, ma ci vediamo prima venerdì perché ovviamente gioca il Toro e mi raccomando lunedì per il post partita di Torino-Bologna, ma non solo, perché ci sarà uno speciale dedicato al 4 maggio. Mi raccomando, questa settimana sempre Forza Toro. 1, 2, 3, come on!